by Kiara. I will basically, I would like to touch upon the theme of yoga. Last year, a decision was taken by the United Nations General Assembly to celebrate 21st June every year, which is the day of summer solstice, as the International Day of Yoga. And it was done on the initiative taken by the Indian Prime Minister, Mr. Narendra Modi, who said in his address that yoga is about harmony of an individual with himself or herself, harmony of the individual with the environment, which means if you want to create peace and prosperity in the world, all creatures, whatever has been created, all living beings must live in harmony with each other. So that is the basic theme of yoga. So yoga is very, very, I must say, climate friendly. It fosters the feeling of harmony amongst us all. Noi rappresentiamo l'associazione Light on Yoga Italia, che è l'associazione che promuove in Italia gli insegnamenti del maestro Iyengar, che è recentemente scomparso. La nostra associazione ha accolto con grande entusiasmo questa decisione dell'Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite di dedicare appunto una giornata allo yoga, e in tutta Italia, in varie città, le scuole di yoga locali hanno organizzato degli eventi. Io rappresento appunto l'associazione come membro del direttivo, ma siamo lieti di esporvi anche in maniera più dettagliata il nostro metodo, il metodo Iyengar, e quindi passo la parola a Maura Sorrentino. Cercherò di dire rapidamente due parole sull'insegnamento del nostro maestro, con cui la nostra associazione fa riferimento, perché si tratta di un insegnamento che si basa sulla pratica di asana, posizioni, e pranayama, tecniche di respirazione. Ed è un insegnamento molto preciso e rigoroso, che si caratterizza per l'osservazione dell'allineamento del corpo nelle posizioni, e per l'organizzazione delle posizioni in sequenze significative dal punto di vista fisico, organico ed energetico, e per l'uso di supporti come cinture, sedie, coperte, cuscini e mattoni. Si tratta di una pratica che pone l'accento sullo sviluppo della stabilità psicofisica, della resistenza, della flessibilità e del rilassamento profondo all'interno di un'osservazione continua dell'allineamento del corpo in ogni posizione. Ma il nostro maestro Guruji, come noi amavamo chiamarlo, usava a dire che questo yoga è una meditazione nell'azione, cioè in effetti in questa pratica la mente viene intensamente concentrata nell'azione delle posizioni e sui movimenti del respiro, per cui gradualmente la mente si unifica con il corpo e con il respiro e raggiunge, e colui che pratica raggiunge, uno stato meditativo. Ringrazio l'ambasciatore, ringrazio tutti voi per permettermi di raccontarvi come ho conosciuto il maestro BKS Iyengar e come sono entrata nello yoga e come ho portato Iyengar in Italia. Quando insegnava un asana, le sue parole erano chiare, la sua voce dura ma avvincente, gli ordini diretti senza nessuna possibilità di scelta. Correggeva tutti, i suoi occhi vedevano ogni piccolo particolare. Era molto attenta alle mie difficoltà. Agli inizi eravamo quattro allievi diretti di BKS Iyengar: Banda Scaravelli, Donna Holeman, Radamel Silvestri e io. Nell'81 inizio a insegnare a Roma il suo metodo e nell'86 fondo, con la sua autorizzazione, l'associazione BKS Iyengar Italia e il centro yoga BKS Iyengar, dove inizia la formazione insegnanti. Auguro a tutti di poter avvicinarsi allo yoga di Iyengar per conoscere meglio il maestro, di leggere i suoi scritti.
Le sue parole sono state indispensabili per me. Grazie. Grazie. Inspirando si guardano avanti, si prepara, si salta, gambe indietro. Adho Mukha Svanasana. Poi si fa Urva Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Si guardano avanti, si tiene il bacino alto, Uttanasana con il saltello. E poi si ritorna su e si continua. Adho Mukha Svanasana. Urva Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana. Uttanasana, testa abbandonata. Uttita Parsvakonasana. Il braccio oltre la testa e soprattutto respirate. Ardha Chandrasana, la mezzaluna. E quindi alza leggermente i piedi dietro, si sposta il peso verso la gamba piegata, si alza la gamba superiore e poi si tende la gamba sotto, braccia e gambe tese, schiena in allungo, torace aperto, si ritorna ripiegando la gamba avanti, e si inspira, si ritorna su. Virabhadrasana 1. Si piega la gamba avanti come avete fatto in Uttita Parsvakonasana. Braccia, tronco in allungo. Si respira. Thank you.
questo vuole essere brevemente un tributo a quest'uomo che ha saputo rivoluzionare lo yoga, ma ha anche saputo vivere pienamente gli Yoga Sutra di Patanjali, che sono il testo fondamentale per tutti i praticanti di yoga nel mondo, indipendentemente dalla tipologia di stile praticato. La vita di Iyengar è proprio la personificazione di Yoga Sutra di Patanjali. Arriverà a dire: il corpo è il mio tempio e gli asana sono le mie preghiere. Sono solo tre i sutra che Patanjali dedica all'asana. Sono il 46esimo, che viene banalmente tradotto con l'asana è comoda e confortevole, Shtirashukasanam. Il 47esimo, che dice che occorre cercare la perfezione nell'asana per arrivare all'infinito che c'è dentro di noi, e il 48esimo, che dice: e allora le dualità scompaiono. E Iyengar ha una genialità nell'arrivare a capire che cosa intendeva veramente Patanjali, e arriva a rivoluzionare il sistema, al punto che si parla del sistema del metodo Iyengar, individuando tre caratteristiche nella pratica: la precisione, la tenuta, quindi la durata dell'asana, il mantenimento dell'asana, e la sequenza. La precisione è lo strumento per arrivare agli strati più profondi dell'essere, e tramite la precisione scopre che siamo fatti di corpo, mente e respiro, ma anche di intelligenza, un'intelligenza che deve arrivare al corpo. E qui la sua grande intuizione, l'uso dei supporti. Chi pratica Iyengar Yoga è conosciuto come quello dei mattoni, quello delle cinte. C'è una divinità in India che si chiama Lord Narasimha. È una divinità col corpo da uomo e il viso da leone. L'iconografia classica lo vede seduto in una posizione yogica con una cinta intorno alle ginocchia e due blocchi, due mattoni sotto le ginocchia. E allora scopre che il supporto può essere un momento per risvegliare ancora di più l'intelligenza nel corpo.